Ben ritrovati sul canale Giro Mio Presente, questa è la recensione di L'Angelo del Crimine, un film di Luis Ortega che è da poco arrivato in sala e ci dà l'occasione perfetta di rinverdire un po' il canale con del contenuto queer, dato che siamo a giugno, mese tradizionalmente dedicato al Pride. Non vedevo l'ora di parlarvi di questo film perché, oltre che essere perfetto appunto per iniziare questo mese che solitamente colora d'arcobaleno questo canale e questo blog, ma anche perché è proprio un film che mi è piaciuto veramente moltissimo e che in un'estate tradizionalmente povera di uscite interessanti, e purtroppo l'estate del 2019 sembra sarà così come tutte le precedenti, è davvero una perla rara che vi consiglio di non perdere. È un film che copre tutto lo spettro di quello che un cinefilo vorrebbe vedere, o almeno di quello che io voglio vedere al cinema. È un film girato benissimo, è un crime sublime. Se siete rimasti delusi da Ted Bundy e il film con protagonista Zac Efron, questa è la soluzione ideale. È un film sudamericano, e chi bazzica parecchio questo canale sa che io tendo a consigliare i film sudamericani perché ultimamente le cinematografie del sud dell'America sono una bomba, ed è un film a tematica queer con degli attori notevoli, una buona prestazione, quindi parliamone. Dove ho scovato questo film? Ovviamente a Cannes. È passato non quest'anno, nel 2018, nella sezione Amsterdam Regard, aveva questa locandina ruffianissima con questo putto rinascimentale in questa posa un po' decadente, insomma me ne sono interessata subito e ho fatto bene. Stavolta però non voglio partire dal come e dove nasce il film, ma dal protagonista, Carlos Robledo, noto a tutti come Carlitos. Ha 19 anni ed è un giovanissimo argentino che vive in una famiglia non borghese ma nemmeno così povera, a cavallo tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, e potremmo definirlo un natural born thief, cioè un ladro nato. Non tanto perché sia avido o perché abbia una mente criminale, ma perché Carlitos è sostanzialmente incapace di concepire la proprietà privata. Cioè, se vede una cosa che gli piace, allunga la mano e la prende. Metteteci l'agilità, l'incoscienza della sua età e il fatto di non provare paura, di non percepire nemmeno non so, tutti i costrutti sociali che ci portano a temere di fare una rapina o un furto, ecco che lui è un ladro nato. E i suoi furtarelli già li fa quando conosce Ramon, un ragazzo più o meno della sua età, che invece è proprio introdotto in una famiglia criminale, dato che fa rapine con suo padre fa anche il piazzista, insomma tutti dei giri loschi. Carlitos entra in questi giri e diventa un rapinatore, ladro, palo all'occasione, provetto e perfetto. E Hell Angel racconta con la classica parabola del ladro di successo che via via diventa sempre più pericolosa, rischiosa, rilanci e colpi sempre più importanti, l'ammazzatina, insomma la trama un po' già la conoscete. Il film ruota attorno al personaggio affascinante e magnetico di Carlitos e al fatto che via via conosciamo meglio la sua psiche e capiamo che, cioè, chiaramente ha bisogno di uno psichiatra, perché è proprio patologicamente incapace non solo di seguire le regole sociali ma proprio di comprenderle, tanto che a un certo punto capiamo che in questa sua incapacità di comprendere il valore della proprietà e delle cose rientra anche il valore della vita umana. Cioè, spesso lui uccide qualcuno, fa l'ammazzatina, perché si frappone tra lui e le persone che gli stanno care, ma non in una maniera tipo legittima difesa, proprio come un riflesso condizionato agli eventi e senza alcun rimorso dopo. Cioè, c'è chiaramente qualcosa che non va in Carlitos, e tra l'altro con le persone con cui si accompagna la situazione si fa sempre più drammatica. Come vi accennavo poi all'inizio, in questo quadro già complesso c'è da inserire la tematica queer, e mi è piaciuto molto come è trattata, perché stiamo parlando di un'epoca in cui c'è uno stigma fortissimo rispetto all'omosessualità, e c'è questa virilità, soprattutto da parte del suo amico Ramon, molto insistita, e il giudicare malamente chiunque sia chiaramente omosessuale o comunque abbia dei tratti femminili. Però è un'epoca in cui l'omosessualità non è così ben etichettata, cioè va tutto sotto la voce frocio. Ma non si capisce chiaramente bene chi o cosa sia omosessuale, e quindi
Carlitos, che chiaramente è attratto dalla Mon, prima in chiave amicale e poi in chiave proprio fisica, sessuale, riesce, travestendosi da agnello, a ottenere almeno in parte ciò che vorrebbe dall'amico, che anche lui ha un rapporto particolarmente complicato con la sua sessualità. E come ritratto queer mi sembra perfetto per il periodo Pride. Dal punto di vista cinematografico, guardate, è una gioia per gli occhi, ha una produzione splendida, una fotografia leccatissima e una regia con tutte quelle... quegli inserti, quelle immagini tipo i profili che appaiono dal fumo, questa fotografia dai toni saturati, scene molto leccate, molto rifinite, ma mai pesanti, cioè è esteticamente bello così come è musicalmente gradevole, con tutti i brani pescati da quegli anni e messi dentro, sapete, classica cosa del brano un po' pop, un po' rock nel momento della rapina, insomma è tutto fatto bene, curato da una persona che si vede ci tiene davvero molto e il risultato è davvero eccellente. Tra l'altro è un film che si può permettere al fianco di un esordiente assoluto che ha la faccia giusta, perché Lorenzo Ferro sembra veramente uno di quei putti rinascimentali un po' efebici, con i ricetti biondi e le labbra carnose un po' imbronciate, pronti a suscitare l'interesse, per non dire di peggio, sia negli uomini sia nelle donne, davanti e dietro lo schermo. Veramente lui è magnetico, la camera lo fissa, lo cattura ed è impossibile smettere di guardarlo. Ma non solo, perché ci sono personaggi e attori come Luis Gnecco, che era il protagonista di Neruda di Pablo Larraín, i ruoli tutto sommato marginati, quindi c'è un cast della Madonna sostanzialmente per chi ha un po' di familiarità con il cinema argentino o comunque sudamericano. Il punto vero del film, che però ho tenuto per il gran finale, è che quella di Carlitos è una storia vera, cioè, come sempre, il cinema argentino è forse l'unico a rivaleggiare con quello italiano per questa smania ossessione di raccontare la propria storia attraverso le figure nere della sua cronaca. Carlitos è un ragazzo che è stato accusato negli anni 70, anzi reo confesso, di oltre 40 rapine e più di 10 omicidi, tanto da diventare l'angelo nero, era questo il suo soprannome, una sorta di Bel René argentino, uno dei rapinatori e assassini più efferati, che fece scalpore non solo per quello che aveva fatto ma anche per il suo aspetto, le sue foto. Poi quando uscì la storia del fatto che era anche omosessuale, si scatenò il finimondo, perché immaginate negli anni 70, devianze eccetera. Quel che è davvero interessante è che questo film è la copia migliorata sotto ogni punto di vista di quello che sarebbe dovuto essere Ted Bundy, Il fascino del crimine, con Zac Efron, cioè tutto quello che quel film non sa fare, in primis dal protagonista che non sa fare lo sguardino magnetico un po' inquietante e da una regia sostanzialmente piatta, il fatto di essere incapace di portare un personaggio così problematico come un serial killer su grande schermo senza renderlo glamour, qui viene fatto alla grande. Aggiungeteci pure l'ambulanza. Aggiungeteci poi il carico da 90, che questo film, almeno a mio modo di vedere, guarda chiaramente al cinema di Pablo Larraín. Il riferimento, appunto, secondo me è quello di Tony Manero, nel senso che anche qui, di fondo, la storia non critica tanto il protagonista. Cioè, sì, ne riconosce il fascino, la perversione criminale, ma il punto non è tanto lui, anche perché si descrive comunque l'ambiente in cui vive, si capisce che l'influenza esterna è molto forte in quello che fa, avrebbe avuto bisogno di aiuto molto prima. Il punto però non è questo, il punto è che vedendo il film tu ti chiedi, ma scusa, questi sparano durante le rapine, stanno milioni di ore nelle ville della gente, le ammazzano e nessuno arriva, dov'è la polizia? E questo interrogativo rimane nell'aria per molto tempo, fino a che non capiamo che la polizia, con suggerimenti dati qua e là sullo sfondo, appunto come succede nella trilogia dedicata alla dittatura cilena di Pablo Larraín, di fatto la dittatura ha creato un clima molto fertile per la criminalità, perché la polizia innanzitutto è molto corruttibile e poi non gliene frega niente della criminalità, stanno a cercare i dissidenti politici, sono ossessionati dal trovare quelli di sinistra che si oppongono alla dittatura o comunque al governo autoritario. Dei criminali come l'angelo nero non gliene frega niente, a meno che non diventino proprio plateali. E per quanto riguarda Angel, un film super guardia approved, ho finito. Se siete curiosi di sapere qualcosa
qualcosa su Ted Bundy, l'altro film che citavo con protagonista Zac Efron. Vi linko qui in giro da qualche parte la recensione che ho realizzato per il canale di Fox. E piccola anticipazione, questo non sarà l'ultimo film a tematica queer del mese e nemmeno l'ultimo film in arrivo da Cannes, perché dovrebbe arrivare a breve un'altra recensione di un altro film in sala. Quindi ci rivediamo presto, sempre qui su Genome Presente. A presto!